Presidente Dugo, presentazione oggi dei campionati nazionali di terza categoria. Questo è l'ennesimo evento importante di livello nazionale che si farà al Circolo Tennis Basso, quindi un plauso a questo circolo. Sì, è anche un riconoscimento per il circolo, questo come dicevi tu è l'ennesima volta che facciamo un campionato a livello nazionale di terza categoria, altre volte abbiamo fatto quello femminile, questo sia il singolo che il doppio, è un riconoscimento, dicevo, che la federazione attribuisce al nostro circolo perché a livello regionale veramente siamo un circolo che è cresciuto e quindi questo è un riconoscimento all'attività che noi svolgiamo giorno dopo giorno. Quindi questo è importante per il nostro circolo, anche perché ci fa conoscere a livello nazionale, perché questo è un torneo nazionale, quindi verranno da tutta Italia e presenteremo alla città questo evento e questi giocatori sicuramente a Vasto si troveranno bene perché è una location molto bella. Speriamo che saranno accolti bene dalle strutture dove saranno ospitati. Infatti sarà un motivo anche per incrementare ulteriormente anche il settore turistico, visto che arrivando atleti da tutta Italia, prima per questo torneo e poi successivamente anche per la finale Under 12, in quel mese magari che poteva essere un po' più morto per Vasto, si porterà comunque turismo. Certo, qui parteciperanno 128 giocatori, quindi c'è un limite, diciamo, di partecipazione. E insieme al giocatore, sicuramente, siccome sono molti, sono ragazzi, verranno anche le famiglie, quindi le famiglie potranno godere, insomma, dell'attività turistica. Questo ne trarrà beneficio sia i giocatori, ma soprattutto la città del Vasto che ospiterà queste persone, quindi prolungherà anche l'attività turistica per tutto il mese di settembre. Poi ci sarà l'altro torneo che poi ci sarà una prolungazione, diciamo, dell'attività turistica per la città del Vasto e questo è molto importante per noi perché riusciamo comunque a fare turismo fino a fine settembre. Oltre ad essere momenti importanti per i giovani atleti della scuola tennis che hanno modo di vedere e di toccare con mano un tennis già di un certo livello. Certo. Questo è importante per la nostra scuola tennis, per i nostri ragazzi, perché potranno anche confrontarsi, vedere questi ragazzi che giocano ad un certo livello e quindi li aiuterà sicuramente nella loro crescita sportiva. Siamo con il direttore del torneo, Marcello Padovano, un torneo che è prestigioso per Vasto, è un torneo nazionale, l'ennesimo per questo circolo. Certamente, non solo per Vasto, direi per la regione Abruzzo. È l'ennesimo torneo che questo circolo riusciamo ad avere e a portare tra l'altro in un periodo di turismo che sta finendo. Noi riusciamo a prolungare, diciamo sotto questo aspetto, l'aspetto turistico della cittadina. È un torneo dove verranno dei ragazzi, parlando proprio di cose tecniche, di un certo livello, quindi è importante per farlo vedere anche ai ragazzi del circolo, è importante anche per vedere a che livello italiano si sta il tennis italiano, nel senso questi sono comunque terza categoria, ma già da qui possiamo imparare qualcosa. Sono terza categoria, è importantissimo per la nostra scuola tennis, per i ragazzi sia della nostra scuola che anche delle scuole limitrofe, devo dire, nell'altro circolo di Vasto, quello di San Salvo, dei comuni vicini. È un torneo molto importante perché se andiamo a vedere le medie di età dei partecipanti, la media di età è veramente molto bassa, ci sono ragazzi di terza categoria di 12 anni, 13 anni, 14 anni, che sono ragazzi che sono in crescita. Non è un torneo, un torneo di terza categoria locale. Spesso e volentieri ci fa vedere giocatori di 50 anni, 55, ex seconde, eccetera. Il campionato italiano invece è qualcosa di diverso. È un trampolino di lancio per i ragazzini delle scuole tennis. Per avere questo torneo qui a Vasto, Vasto ha dovuto rispondere a determinati requisiti, anche e soprattutto sotto Covid. Sicuramente sì.
Innanzitutto siamo stati monitorati sotto questo aspetto, ma poi veniamo, ecco, da organizzazioni di tornei quali Next Gen, l'anno scorso i campionati Under 12 femminili a squadre, che quest'anno tra l'altro, vista la ottima organizzazione dell'anno scorso, ci hanno ridato direttamente senza neanche fare richiesta. C'erano riassegnati in modo diretto, quindi sicuramente sì, è un circolo che dà affidamento e alla federazione, specialmente in questo periodo ecco, molto particolare con il Covid eccetera, servono strutture affidabili. Antonio Portafoglio, presentato il campionato nazionale di terza categoria, un evento davvero importante per questo circolo, un circolo che ha lavorato bene e continua a lavorare bene negli anni. Sì, è vero, è da un po' di anni che siamo anche a livello nazionale come tornei, campionati. Quest'anno abbiamo questo campionato di terza che è un evento di altissimo livello tecnico, quindi siamo molto contenti, speriamo che la città risponda come al solito. Tutto qui. È un evento in cui tutto il direttivo, anche i soci, la segreteria, tutto lo staff si metteranno a disposizione per far sì che esca nel migliore dei modi, come le precedenti avventure, comunque i precedenti tornei che sono stati affidati, assegnati a questo circolo, che hanno riscosso un grande successo. Beh sì, qui serve l'impegno di tutti, dalla segreteria a tutti quanti. Io tra l'altro sono anche giudice arbitro, quindi mi vedrò in prima persona impegnato, vabbè, anche come direttore del circo. Naturalmente coinvolgeremo tutte le persone possibili del circo, donne che vorranno venire qui a darci una mano, quindi ci vedremo molto impegnati, diciamo. Impegnato sarà anche sul campo questa volta un ragazzo della scuola tennis che è cresciuto tanto, Michele Prisciantelli. Per lui un onore giocare in un torneo finalmente in casa. Infatti questo per noi è un grande successo. Michele Prisciantelli lo conosciamo bene, è un nostro allievo da anni e quest'anno avrà finalmente un torneo in casa senza andare, diciamo, in giro per l'Italia. Sarà una buona occasione anche per lui per mettersi in evidenza.